Santa Sabina capolista a quota 52, Magione secondo a 49. Sta tutto nella classifica il valore di questa gara, quando le giornate al termine dopo quella odierna saranno soltanto 6. All'andata fu un pirotecnico 4-4 coi bomber protagonisti e in campo anche oggi Carpinelli tra i padroni di casa e Vazzana tra gli ospiti. Il Santa Sabina con 64 gol è anche il miglior attacco del girone B. Arbitro esperto per il big match c'è il signor Reali di Foligno. Osservato un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime del naufragio di Cutro. Lascia molto correre il direttore di gara nelle fasi iniziali e il pubblico non apprezza. Minuto 22, destro di Bura di poco sul fondo. Al 25esimo punizione di Vazzana, irrompe Pettinari, para di istinto Salciarini. Passano alcuni minuti e al 34 la gara sembra potersi sbloccare. Fallo in aria su Santa Nicchia, calcio di rigore. Va Vazzana, ma stavolta manda sul fondo dopo aver incocciato il palo. Al 42esimo grande occasione per gli ospiti col solissimo Tiacci che di testa però spreca. 44esimo proteste Magione per un fallo in aria e termina a reti bianche. Un primo tempo non bello dove però le poche occasioni da gol sono tutte di marca ospite. Il Magione è sembrato troppo preoccupato di chiudere gli spazi anziché offendere. Nella ripresa subito inizio col botto. 3 minuti cross in aria ospite, Bucari perde palla e atterra un giocatore, a noi sembra Carpinelli. Reali dice che si tratta di calcio di rigore e ammonisce il portiere. Va l'altro bomber sul dischetto, ovvero Carpinelli, ma per non essere da meno si fa per dire, se lo fa parare dall'estremo difensore ospite. Il gol però è questione di tempo e allora al settimo, seppure sull'altra porta, si concretizza perché Vazzana, servito da Bura, piazza un destro maligno sul quale Salciarini non arriva. Santa Sabina in vantaggio. Al 29esimo il nuovo entrato Partalli ci prova da fuori per il Magione, bel tiro ma facile l'intervento di Bucari. 31esimo proteste per un fallo in aria su Petti, l'arbitro però lascia correre. Al 35esimo Vazzana spadroneggia a sinistra e crossa per Bura, tocco, ma Salciarini è bravo, si supera e dice di no. Al 39esimo espulso per doppio giallo Sorci nel Magione, gli animi si riscaldano e soprattutto a bordo campo tra le due panchine, però dall'altra parte rimane a terra il numero 16 Rubeca del Magione e così deve uscire, si teme un brutto infortunio per lui. La gara dei biancoverdi finisce però in 9 uomini. Al 51esimo la chiude Bura al volo su assist di Vazzana tra il tripudio dei numerosi tifosi del Santa Sabina giunti sugli spalti. È finita dunque 2-0 per gli ospiti, 3 punti che potrebbero essere l'allungo decisivo per la promozione. Da rivedere un Magione troppo, troppo timido. Santa Sabina batte Magione 2-0. Tommaso Cancelloni, capitano del Magione, io ho detto nel commentare il servizio che forse il Magione è stato troppo timido nel creare rispetto altre volte, forse avete avuto un po' di timore. Oggi la squadra non ha avuto timore, è stata una partita tirata, decisa da sostanzialmente da degli episodi, perché è una partita dove ci sono 2 rigori sbagliati per squadra, partita un po' unica nel suo genere, quindi ci sono state tante sliding door nel corso dei 90 minuti. Purtroppo quest'oggi gli episodi non ci hanno affatto aiutato, hanno trovato un gol un po' fortunoso per sbloccare il match. A mio avviso l'arbitro avrebbe dovuto espellere un giocatore di loro prima ancora del nostro, che ancora non abbiamo capito le motivazioni dell'esclusione a partita in corso, però ecco. Usciamo da questa sconfitta e sotto con le prossime partite, che sono sicuro che la squadra farà un bel filotto. Senti, che per quanto riguarda l'infortunio del tuo compagno di squadra, che cosa puoi dirci? A caldo è molto, molto difficile, speriamo nulla di grave per Riganelli. Mister Talli, 3 punti potrebbero essere davvero quelli decisivi, 6 partite al termine e adesso, senza guardare gli altri risultati, ma insomma oggi era uno snodo importante. Sicuramente oggi era uno scontro diretto molto importante, vi giocava la prima contro la seconda in classifica e è stata una partita credo
dove si è visto il valore delle due squadre. Faccio i complimenti al Magione per il campionato che sta facendo e per la partita che ha fatto anche oggi, perché ci hanno messo anche in difficoltà cambiando anche sistema di gioco durante la partita. Però siamo stati, credo, bravi a interpretarla bene e a fare bene questa partita. E beh, poi indubbiamente quando c'è uno come Vazzana, lo diciamo a ogni intervista, ma oggi forse maggiormente, perché quando un giocatore tocca 6 palle, 5 sono decisive, insomma direi che ha fatto il suo, al di là del rigore sbagliato, che l'hanno sbagliato anche i grandissimi campioni. Sì, diciamo che l'ha sbagliato anche Carpinelli, che di solito, che di solito ecco, segna rigori e segna, ha fatto diversi gol, sia lui che Vazzana. Il rigore è un gesto tecnico che basta poco per segnare come per sbagliarlo. E va bene, Vazzana, è inutile che stiamo a ripeterci, oltre aver fatto 38 gol, credo, anche oggi ha fatto un grande assist per il gol di Bura, ci ha tenuto palla e poi credo che ecco, la sua presenza tenga comunque sia in allerta sempre difensori e avversari. Ecco, adesso le ultime 6 giornate, come si gestiscono e bisogna soprattutto scacciare qualche fantasma del passato? Intanto il fantasma ce l'abbiamo subito la prossima domenica con il Piegaro, dove già abbiamo perso l'andata e l'anno scorso abbiamo perso con il Piegaro, che alla fine è stata diciamo anche decisiva, quei 3 punti persi in casa con il Piegaro l'anno scorso. Ma noi dobbiamo fare le nostre partite, prepararle come abbiamo fatto tutte le partite, per andare in campo e cercare di vincere e senza stare a guardare alla classifica, perché poi nel momento in cui iniziamo a fare i calcoli diventa una situazione negativa. Quindi andiamo in campo, le prepariamo bene da martedì e la domenica cerchiamo di affrontare una alla volta, partire dal Piegaro per cercare di prevalere sui nostri avversari.